Gurentag ragazzi e benvenuti e bentornati! Sul canale oggi scopriamo come completare l'easter egg del faro ed ottenere la mimetica segreta Crimson Worm su Fortune Skip. Ti ricordo al volo di iscriverti, se non sei già iscritto, per molti altri contenuti sul mondo di Call of Duty ed iniziamo! Dirigiamoci innanzitutto nella zona Lighthouse, perché qui sarà nascosta una tanica di benzina che dovremo trovare e raccogliere. Ecco tutte le 5 possibili posizioni di spawn della tanica, sono tutte intorno al faro. Una volta raccolta la benzina, saliamo in cima al faro ed inseriamola nel generatore interno vicino alla porta. Ora la luce del faro si muoverà e dovremo fermarla interagendo con il macchinario di fianco al generatore quando punterà circa verso town, quindi quando staremo guardando nella bussola verso i 285-290. Se la fermeremo in anticipo potremo riavviare lo spostamento della luce del faro, mentre sapremo di averla fermata nel punto esatto quando non comparirà più la scritta di fermare o avviare lo spostamento della luce. Ora che il faro è puntato nella direzione giusta, dobbiamo trovare 3 lenti che andranno piazzate in 3 nidi. Ecco dove si trovano tutte e 3 le lenti e tutti e 3 i nidi. Non c'è un ordine preciso da seguire, ma il giro più comodo è questo che ti sto per mostrare. Andiamo prima in questo punto della mappa, sulla sinistra del faro. Qui noteremo un binocolo che, se colpito con un attacco corpo a corpo, lascerà cadere la prima lente. Raccogliamola e portiamola in cima al tetto dove è presente la torre radio, proprio qui vicino. Ogni lente serve a riflettere la luce del faro in modo che questa possa raggiungere Kip. Comunque, sul tetto troveremo il primo nido dove inserire la lente che direzionerà la luce verso Winery, il prossimo punto in cui andare. Precisamente qui, nella mappa, troveremo il secondo binocolo da colpire in modo da avere la seconda lente. Una volta raccolta, andiamo in cima all'edificio più grande di Winery, arrampicandoci per di qua e poi per di qua, e posizioniamola nel nido, situato proprio sulla sporgenza. Il nuovo punto in cui andare, come ci dice l'angolazione della luce del faro, è Terrasis. Esattamente qui, nella mappa, troveremo il terzo ed ultimo binocolo da colpire, che ci darà la terza ed ultima lente, mentre su questo edificio, sempre sul tetto, troveremo il terzo ed ultimo nido su cui posizionare la lente. La luce del faro avrà finalmente raggiunto Kip, da cui usciranno dei bellissimi fuochi d'artificio, che staranno a significare che abbiamo completato l'easter egg. La ricompensa permanente è la mimetica segreta Crimson Worm, che troveremo tra le varie mimetiche nella sezione eventi. Ed ecco come appare in partita. E questo era il tutorial per completare l'easter egg del faro ed ottenere la mimetica Crimson Worm su Fortune Skip. Spero che questo video ti sia piaciuto, ma che soprattutto ti sia stato utile. Iscriviti al canale se non sei già iscritto e noi ci rivediamo molto, molto presto con un nuovo video. Auf Wiedersehen!